Il nostro istituto Vittorio Bachelet di Copertino, nonostante il periodo difficile di pandemia, ha concluso ugualmente, attento alla tutela del lavoro come sempre, i percorsi di PCTO rivolti quest'anno alla tutela dell'ambiente e della cultura locale. Tutti gli studenti sono stati coinvolti nel Festival Alto Riconoscimento, Virtù e Conoscenza, quinta edizione di Porto Cesareo. Naturalmente il coinvolgimento dei ragazzi è avvenuto tenendo conto delle competenze in uscita di indirizzo. Sono Cosimo Arnesano, ideatore ed organizzatore del Festival Virtù e Conoscenza, nato nel 2016 a Porto Cesareo per promuovere l'integrazione interculturale, il dialogo interreligioso, la pace tra i paesi del bacino del Mediterraneo. Partner del Virtù e Conoscenza, oltre al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, l'Istituto Bachelet di Copertino. Sono Giulio Politano, alunno della classe Quartesia del Bachelet di Copertino. Insieme ad Alessio Schito, Daniele Spedicato e Alessio Carrino, a nome di tutti i compagni, vi racconteremo il nostro percorso riguardante il festival. Il primo compito che ci siamo proposto è stato quello di svolgere un'indagine conoscitiva tramite un questionario con varie domande pubblicate sui social che ci hanno aiutato a capire la fascia media d'età degli spettatori, quali fossero le loro preferenze riguardanti il festival e le sue incidenze territoriali. La preparazione al festival ha previsto anche la visione di alcuni webinar, i cui contenuti vertevano soprattutto sulla conoscenza e valorizzazione del nostro territorio, in particolare le marine di Porto Cesareo, dove è stata ritrovata la statuetta del dio Thot, simbolo del Festival Virtù e Conoscenza. Tutti i webinar sono stati interessanti, ci hanno consentito anche di conoscere personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, alcuni dei quali sono stati da noi candidati e risultati vincitori del premio Alto Riconoscimento Virtù e Conoscenza, consistente nella famosa statuetta del dio Thot. Abbiamo partecipato, inoltre, ad altri webinar che hanno trattato e approfondito temi che hanno destato in noi molto interesse e curiosità, come il Green New Deal, altro webinar Dante Raggio Divino, e ancora il webinar dal titolo Il futuro del lavoro in un mondo che cambia, coordinato dal giornalista Rai, dottor Enzo Del Vecchio, un'esperienza indimenticabile. Inoltre è stata vissuta da un nostro compagno di classe, Daniel Spedicato, al quale passo la parola. Ho avuto l'onore di far parte della giuria predisponendo questionari da somministrare da remoto ai giudici per la votazione dei candidati vincitori dei premi. Il 10 aprile infatti si sono tenute le votazioni su Meet con la partecipazione di persone di alto calibro, alle quali sono state presentate le motivazioni relative alla scelta dei candidati. Dopo la presentazione si è passati alle votazioni finali e alla formulazione della classifica per ogni categoria. Inoltre ci ha dato la possibilità di prendere atto di ciò che comporta l'organizzazione di un evento, sia dal punto di vista economico che finanziario, comprendendo tutti gli atti e le azioni per mettere in atto uno spettacolo con le varie responsabilità. Io sono Riccardo Nistola e insieme alla mia classe Quarta Cilsi che si occupa della gestione delle risorse economiche, ovvero delle entrate e delle uscite, che si hanno supportato per l'allestimento del festival. Sono molto felice di aver partecipato a questo progetto, che mi ha fatto capire come gestire e tener conto di ogni imprevisto, come in un'azienda. Abbiamo contribuito a realizzare dei comunicati stampa, del materiale promozionale e delle pubblicità appunto di questi eventi. L'Istituto Bachelet negli anni passati aveva collaborato curando in particolare l'aspetto grafico, tant'è vero che il logo del Virtù e Conoscenza venne realizzato proprio da una classe quarta dell'indirizzo grafico. Quest'anno si è arricchito in particolare di un contest proposto e realizzato dall'Istituto Bachelet. Questo siamo grati anche alle insegnanti Katia Brocca, Marilina Caputo e Valentina Terlizzi, che sono le ideatrici di questo contest Dante 700, che ha riscosso un incredibile successo, che ha coinvolto le scuole della provincia, le scuole medie, le scuole secondarie di primo grado della provincia di Lecce, con risultati apprezzabilissimi. Il contest è stato il contest degli studenti, dei ragazzi. Infatti anche dietro le quinte del contest Dante 700 in realtà ci sono state due ragazze, due studentesse, Emily Muci e Siria Caliandro, della quinta D dell'indirizzo turistico dell'Istituto Bachelet. Ai docenti, al personale e agli alunni dell'Istituto di Istruzione Secondaria Bachelet di Copertino, esempio di scuola che educa alla cittadinanza, per aver coinvolto decine di classi nella realizzazione di PCTO finalizzati alla rigenerazione educativa dei giovani all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio, all'integrazione interculturale e al dialogo interreligioso.